Ciao, sono Davide di Cotto al Dente. Oggi allenamento HIIT, no jump, corpo libero, livello intermedio. Direi 42-43 minuti, tre blocchi di lavoro, iniziamo. Buongiorno, buon mercoledì a tutti. HIIT, no jump, quindi non si salta, ma un pochino si suda. Ovviamente, compatibilmente con la mia gara di domenica. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Allora, frasina e poi partiamo. Oggi mi sento sveglio come quelli che mettono la password 1234. Più o meno per farvi capire come sto. Buongiorno, come sto? Muoviamo il bacino da un lato. E facciamo partire anche il timer, dai. Poi muoviamo il bacino dall'altro. Così. Ok, adesso prendo un piede, prendo l'altro, prendo un piede e l'altro. Track. Ok. Poi porto indietro un braccio, porto indietro l'altro. Pianino, senza esagerare, eh? Forza. Track e track. Apro e chiudo le braccia. Che ho spento i termo qua in location, però non ho pensato al fatto che potesse tornare freddo, no? Su e giù le braccia così. Proprio ero dell'idea, ormai fa caldo. Ormai fa caldo. No, non è così. Dai. Poi mi metto lato tappetino. Vado giù facendo il vermetto. Ok, da qua comando 1. Comando 2. Push up pianino se volete sulle ginocchia, 1, 2 e 3, ruoto, ruoto, ruoto e ruoto, porto avanti il piede sinistro, apro 1, apro 2, apro 3, porto indietro il piede sinistro, porto avanti quello destro. Apro 1, apro 2, apro 3, plank alto, verme indietro e parto. Tutti pronti, tutti carichi, si vola? Voliamo da Lima in Perù, bello, buongiorno anche a te. Addome a domicilio, focus core. Partiamo? Il primo, easy. Il primo è plank. Per cui si va. Mi preparo sul tappetino. Via, fermi lì 45 secondi da ora. Talloni uniti. Gluteo marmoreo. Corpo fermo, sto lì fermo in plank. Fermi tutti, non muoviamoci. Dai. 20 secondi. Sono 10 minuti di plank. Non è vero. 10 minuti di addome, dai. 8. Stiamo ancora lì. 3, 2, 1, pausa 15, il secondo è un po' bastardo subito, plank dorsale, vuol dire che da plank vado avanti sulle punte, 1, via, avanti sulle punte e sto sul dorso del piede nel plank, se non riesco e faccio troppa fatica, torno a fare un plank classico, non mi fa male, eh? Non mi fa male fare anche un plank classico.
Dai. Forza. Forza, forza, forza. Continuo così. Ancora 15. Ce l'hai. 10. Op. 8. Ancora 5. 3. 2. 1. Pausa 15. Ora abbiamo il plank dinamico, quindi avanti e indietro sulle punte dei piedi. 3, 2, 1, via. Plank dinamico. Avanti e in 3. Questo, molto importante, sono sincero, l'ho messo anche per me, questi 10 minuti di addome. Molto importante per i runner, molto importante per tutti quelli che fanno anche attività, diciamo, dinamica, che può essere anche nuoto, che può essere bici, che può essere tennis, calcio, pallavolo, ma è importante un po' per tutti il core, eh? Core forte, il core forte è importante per tutti. 5 1 Pausa 15. Twist plank come quarto, quindi qua facevo avanti e indietro perché era un dinamico. Il twist sinistra e destra, sculetto di qua, sculetto di là, pronti? Via, sculetto di qua e di là. Forza. Da una parte e dall'altra. Oh, mi sto svegliando, eh. Prima ero uno di quelli che metteva la password 1, 2, 3, 4. Adesso forse faccio 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. L'ho raddoppiata la password. Sono già un po' più sveglio. Non sono ancora sveglissimo, ma un po' di più. Dai, bastavano 4 minuti di plank per svegliarmi. Incredibile, oh. Buona sapersi. Prossima volta che mi sveglio, che sono rincoglionito, faccio 4 minuti di plank. Pausa, cominciamo con quelli che adoro. No, ne ho un altro, plank to touch, primo. Plank to touch, quindi con la mano da plank alto tocco il piede opposto. Via, piede opposto, torno in plank. Piede opposto, torno in plank. E via. Hop, via. Hop. Via, con la mano vado a toccare il piede opposto, per bene, di qua, di là, di qua, di là. Dai, 10 secondi. Hop. 2. Pausa 15. Side plank destro. Lo faccio statico, eh. Quindi sto fermo su. 1. Mi metto su. Gomito destro appoggiato. Mano sinistra verso l'alto. Palmo che guarda verso di voi. Quindi guarda di fronte. Ci siamo? Ci siamo? Vi siete addormentati? Allora, sicuramente il cambio d'ora è fantastico per la sera, perché c'è luce fino a tardi ed è una meraviglia. Il problema è che ancora la mattina alle 7, per me che sono sempre sveglio e attivo, è buio. Per cui, tipo io che adoro correre la mattina presto, alle 7 adesso che esco a correre, pausa 15. Ieri mattina volevo uscire a correre alle 7, era buio, ho detto no, no, aspetto, ho detto aspetto. Side plank margherita, stesso lato. Via, chiudo, apro, chiudo, apro. Però va bene, preferisco andare a correre col buio che avere le giornate corte, sono sincero. Per cui
È un ottimo compromesso. 22. Forza, 18. Continua. 12. Non mollo. 5. 15, mi giro dall'altro lato. Ho la spalla un po' affaticata. Side plank, lato sinistro. 3, 2, 1, via. E sto fermo lì. Fermissimi, immobilissimi, carissimi. 30 secondi. Dai, 25. Ci siamo, 20. Dai che ce l'hai, 15. Hop, solo 12. Cinque secondi, 3, 2, 1. Pausa 15, side plank, margherita anche da questo lato. È il penultimo esercizio dell'addome. 3, 2, 1, via. Side plank, margherita da questo lato. Così. Tac. E tac. 30 secondi. Forza. 22. Ci siamo. Continua. 15. Dai che ce l'hai. 10. 5. 1. Pausa 15. Ultimo esercizio dell'addome domicilio, plank rotation, quindi sto sui gomiti e ruoto destra e sinistra, ruoto come se fosse un T-rotation, però stando sui gomiti e quindi non da plank alto. Tac e tac, hop hop. Dai, 25, dai che continui, 15, lo tieni, forza, 8, 5, 1, bang, addome a domicilio. Il primo mattoncino di oggi l'abbiamo messo lì. Il primo mattoncino l'abbiamo fatto. Adesso, hit no jump. Hit no jump, che sono 24 minuti di lavoro, è così composto. Senza pesi, ok? Corpo libero senza salti, per cui è fattibile. Va bene? 50 lavoro, 10 pausa, 30 lavoro, 15 pausa, 20 lavoro, 10 pausa. Sì, la salvo ragazzi, la salvo. Che stress però che siete con sta roba qua, incredibile, oh, incredibile, cioè non sfangheremo mai sta roba, è pazzesco. 50, 10, 30, 15, 20, 10. Si rifà due volte con esercizi diversi, poi pausa lunga. Allora, cominciamo? A fondo anteriore to cross posteriore, alternato. A fondo ant e poi posteriore cross. Pronti? Via, partiamo. Destro ant, cross post. Cambio.
destro, sinistro e anteriore, sinistro e via, sempre così, andata e cross e cambio, avanti, cross dietro, cambio, avanti, cross dietro, cambio, avanti, cross dietro, avanti, cross dietro, avanti, cross dietro, hop, avanti, cross, avanti, cross, forza, 8, hop, 5, 2, pausa 10, comando destro sinistro, T-rotation destro sinistro, 30 secondi qua, via, comando destro, comando sinistro, T-rotation, T-rotation, comando, comando, rotation, rotation, ancora, comando, comando, rotation, rotation, forza che siamo lì, è un ipno jump per cui dovete dare un po' di gas, dovete dare un po' di gas, pausa 15, push up, tocco spalla, push up, boom, push up, boom, push up se volete sulle ginocchia, pronti? Via, push up, tocco spalla, push up, tocco l'altra e via, sempre così, con un bel ritmo e si vola, 8, continuo, 3, 1, pausa 10, di nuovo il 50, push up più rotazione braccio dietro, qua è un po' più intenso, sono 50 secondi, ginocchia a terra per molti mi sa, push up, ruoto dietro il braccio, push up, ruoto dietro l'altro, push up, braccio dietro, push up e via, sono 50 secondi per cui questo è intenso. Andate a una velocità che pensate di poter portare in fondo fino alla fine. Mi raccomando. Op. E via. Op. E via. Dai. 15. Uf. 8 secondi. Uf. Ci siamo. 3. Pausa 10, knee to squat, divertente, pronti? Via, knee to squat e cambio sempre piede con cui, cioè piede, gamba con cui salgo, una volta la destra, una volta la sinistra, cerco di tenere un buon ritmo, ok? Vi ricordo che è un hit, per cui anche se non salto, devo provare a tenere il ritmo alto. 5. Dai. 1. Pausa 15. Per vostra gioia, burpee. Non è vero. Non è vero. Burlone. Cotto burlone. Wall sit. Via, sto giù. Vi era venuto un coccolone, gli insulti che erano partiti, hai detto che erano jump, noi burpee non li facciamo, la rivolta del club delle 7 del mattino, perché vi ricordo che quando ci si allena alle 7 del mattino è il club, pausa 30, è il club delle 7 del mattino, la rivolta, via, tutti chiudono la diretta, no, basta, ci hai rotto, squat and punch nei 50. Avete saltato qualcosa? No, non ho saltato nulla. 50 secondi di squat and punch. 5, 3, 2, 1. Via, squat, pugno. Cerco. Ok, abbiamo già fatto un blocco. Questo è il secondo, per cui siamo già un po' più svegli, forse.
quindi cerco di andare un po' più veloce, mi sono scaldato, sono già attivo, ok? Per cui posso permettermi di dare un po' di gas, un pochino di gas aperto, ok? Gas, gas, dai, aumento un po', squat, pugno, aumenta, hop, dai del gas e dai del gas. 5 secondi, dai, 2, pausa 10, T-rotation più gomitata, ok? Via, la faccio dal gomito che viene meglio, gomitata, ruoto e sgomito, facciamoci spazio, chi c'è ad allenarvi di fianco a voi sul tappetino, bene, gomitata nei denti, sboom, sbam, 8, una volta potevo anche dire datemi pure le gomitate che arrivo io a sistemarli, pausa, non faccio manco più il dentista, mo, poche gomitate allora, break dancer, aia, il break dancer no, alle 7 no, e invece sì, break dancer, dai, di qua e di là, siamo incarogniti stamattina, 8, dai, 5, 3, 1, pausa 10, di nuovo il 50, qua sono stato buono, Superman, rotazione braccia dietro, via, vado su e ruoto le braccia, la cosa complessa è provare a stare sempre su, ok? E per tutti e 50 secondi vado un po' più su e ruoto dietro, un po' più su e ruoto dietro, però non mi poggio mai completamente a terra, anche le gambe sono sollevate, anche le gambe sono un po' sollevate. Dai, 20, lo tieni, ci siamo, 12, op, 5, 10, l'ho tenuto per tutto, incredibile, wall sit and punch, l'infamata che questo è nei 30, aia, via, wall sit, pugno avanti, dai, 30 secondi di wall sit, qua i pugni tutti per me, dai, tac, tac, avete visto ieri il post, main ambassador on stage della Rimini Wellness 23, Cotto, Tribure Union il 3 giugno, ma Cotto presente con il suo palco dall'1, pausa 15, dall'1 al 4 giugno, boom, 4 giorni di workout, show cooking, talk, corsa in spiaggia, yoga, di tutto, squat rapido, via, squat rapido, dall'1 al 4 giugno sarà divertente, dai, 10, sono molto emozionato, comunque Rimini Wellness è la fiera per eccellenza del fitness in Italia, pausa 30 e pensare di essere il loro ambassador, ma questo è grazie a voi ragazzi, se sono il loro ambassador perché ci siete voi, mica per me, grazie alla tribù. E qui siete tutti un po' main ambassador della Rimini Wellness, non io, tutti voi lo siete. 3 squat, 2 passi laterali. Via, 1, 2, 3. Giù in granchio, 1, 2. 1, 2, 3. Vado giù, 2 passi. Forza, 1, 2, 3. Vado giù, 1, 2. 1, 2, 3,
e giù, 1, 2, tac, 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 e giù, 1 e 2, 50 secondi così, forza, questo è abbastanza dinamico, 1, 2, 3, torno giù, 1 e 2, forza, 1, 2, 3, granchietto, ta 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 ta, pausa 10, sollevamento due braccia, se riesco da plank, se no ginocchia a terra, e poi plank braccio singolo, quindi 1, 2 sollevamenti, sollevo braccio sinistro, sollevo braccio destro, 1, 2, su un braccio, sull'altro, 1, 2, su un braccio, sull'altro, 1, 2, braccio su, braccio su, 1, 2, braccio, braccio, pausa 15, blast off, ok? Per 20 secondi blast off, 3, 2, 1, via, blast off. Avanti e in 3, 5, 10. Adesso abbiamo doppia coordinazione, two cross, quindi braccio sinistro, gamba destra si sollevano e poi incrocio, cambio, braccio destro, gamba sinistra e poi incrocio. Quando l'ho capito bene e sono un pochino, un po' di più in equilibrio, aumento anche la velocità. Io devo ancora capirlo, poi aumento. Dai. Forza. Dai, dai, dai. 18. Lo tengo. 12. Continua. 5. 10. Stand up alternato. Gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, parto, destra, sinistra, destra, sinistra, hop, mi alzo, no, ho cambiato idea, mi alzo, no, ho cambiato idea, torno a letto, mi alzo, torno a letto, mi alzo, torno a letto, un po' tipo me stamattina, posponi, 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 la sveglia a un certo punto mi fa, oh, mi sono rotto i coglioni, ti alzi, cioè, così, ho detto, va bene, dai, mi alzo. Pausa 15. Sumo più punte dei piedi. La pausa era 15. Ero già pronto a partire, invece no. 2, 1, via. Sumo, punte. Sumo, punte. Forza. Sumo e punte dei piedi, sumo e punte dei piedi. 5 secondi. 1. Pausa 30. Altro blocco andato. Quarto blocco. Ginocchio gomito da in piedi, vuol dire 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3. Ok, 3 e 3. Ho fame. Sono a stomaco vuoto, ho fame adesso. Vabbè, non ci penso. Via, 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3. Veloci, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ancora, 1, 2, 3. Di là. 1, 2, 3. Cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2,
3 e cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 8 secondi, forza, 1, 2, 3, ancora 3, 2, 1, pausa 10, burpee lento, vuol dire senza salti, vado giù, mi alzo, ok? Gambe avanti, quindi gambe avanti, in piedi, giù, gambe indietro piano, avanti, in piedi, quindi è un burpee un po' più affrontabile per la mattina presto, eh? Semplicemente un modo per fare qualcosa di dinamico, 30 secondi, burpee lento, quando porto avanti le gambe, una volta prima la sinistra e una volta prima la destra, forza, 2, pausa 15, shoulder tap, stessa spalla, e diamo gas gas, anche qua, sono solo 20 secondi, 3, 2, 1, via, 20 secondi, cerco di andare rapido, hop, hop, 12, ci siamo, forza, 8, lo tengo, 3, pausa 10, questo è un po' bastardo, 3 spinge, 2 plank jack lento, vuol dire apro sinistra, apro destra, bastardo per la spinge, 1, 2, 3, apro gamba sinistra, apro gamba destra, spinge, 1, 2 e 3, apro gamba, apro gamba, spinge, è il blocco da 50 questo, 2 e 3, e direi che bello, così tanto di spinge, dai, apro sinistra, apro destra, spinge, 1, spinge, 2, spinge, 3, pausa 10, adesso abbiamo sumo pulsato, in piedi, gambe aperte, piedi un po' verso l'esterno, via, pulso su, tengo un buon ritmo, lo riesco a tenere, mi raccomando, dai, buon ritmo se non mi arrabbio, guardami in faccia, ti sgrido, ti sgrido, 8, direi che rompicoglioni che è oggi questo, 1, pausa 15, sumo squat classico, così andiamo a fare il focus lì, qui, ok, focus, sumo classico un po' rapido, pronti, via, su e giù, è il penultimo blocco che si cioè è l'ultimo esercizio del penultimo blocco, dopo abbiamo l'ultimo blocco di questo e poi abbiamo un tabatino finale veloce veloce, indolore quasi, 3, 2, 1, pausa 30, ultimo blocco, ultimo, affondo cross to post alternato, uno destro, uno sinistro, una destra e una sinistra, una destra e una sinistra, ci siamo? 10 secondi e si va, 33 minuti che ci alleniamo, dai, 2, 1, via, cross, post, su, cambio, cross, post e su, cerco di avere un buon ritmo, ok, devo essere abbastanza rapido, abbastanza ho detto, non ho detto rapidissimo, ho detto abbastanza rapido e via, perché ovviamente non ho i pesi, quindi non avendo i pesi mi posso permettere di andare un po' più veloce, 18, dai, 12,
continuo, 8, 3, pausa 10, plank walk, da plank faccio 2-3 passi di qua e di là, via, 1, 2, torno indietro, 1, 2, andiamo a controllare che il tappetino sia a posto, guarda, no, qua non va bene, ok, qua lo posso pulire. Ah, altra domanda, lo pulite il tappetino? È importante disinfettarlo, eh? Vi avevo anche messo un video che avevo fatto con la casa di Mattia, ok, molto easy, però, pausa, era più per ricordarvi che va pulito, un po' di ace, gentile, un po' di acqua, pulitina. Cross climber, quindi rimango giù. Via, cross, cross. Posso anche andare un po' rapido, senza salto, ma rapido. Dai. 5. Hop. Pausa 10. 3 dips. 3 granchio to touch. Nei 50. Pronti? Via, dips 1, 2, 3, 1, 2, facciamo 4 granchio to touch. Sì, infatti avevo messo 4. 1, 2, 3 e 4 granchio, 2, 3, 4. 3 dips, 1, 2, 3, 4 granchio, 2, 3, 4. 3 dips, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dips, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vai di dips, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, affondo posteriore, calcio avanti, pianino, uno destro, uno sinistro. Via, affondo, calcio, cambio, affondo, calcio e cambio. Affondo e calcio. Affondo e calcio. Dai, 15 secondi. Belli attivi vi vorrei. 5. 1. Pausa 15, abductor squat, da wall sit, apro e chiudo le ginocchia. 3, 2, 1, via, apro e chiudo, così, ultimi 20 secondi, poi tabatino, tabatino, dai, 8 secondi, ci siamo, 5, 3, 2, 1, bang, bang litno jump e andiamo di tabatino. Tabatino sono 6 minuti, per cui ce la fate, ok? Col lavoro. Quindi partiamo subito, partiamo subito. Come va? Ci siamo? Sit up and punch e comando. Alterniamo questi due, sit up and punch e comando. Pronti? Via, sit up, pugno, pugno. Ancora. Sit up, pugno, pugno. Pugno, pugno. Tac, pugno, pugno. 8. 3. Pausa 10, mi giro subito perché ho il comando, ho la cordina qua del microfono. Comando, andiamo rapidi. Via, destra, sinistra, destra e sinistra. Forza. 10.
5. L'ultimo. Pausa, sit up and punch di nuovo. Ogni blocco di esercizi lo ripeto due volte. Sono le uniche ripetizioni di oggi. Non male, infatti. Via. Sit up, pugno, pugno. Sit up, pugno, pugno. Allora, a volte è utile fare workout in cui non andiamo mai a ripetere gli esercizi, ok? Così sono a volte anche meno noiosi. Però ogni tanto, pausa 10, comando, ogni tanto serve. Non vediamo questa come ripetizione, che è talmente breve che non ce ne accorgiamo, però anche quando facciamo certi muscolari è importante, via. Ripetere serve, ok? Quindi non vedete il ripetere l'esercizio perché uno vuol scrivere un esercizio più semplice, perché più volte ripeto, è chiaro, lo ammetto. Se io faccio un esercizio, un workout, che ripeto tre volte, pausa 10, le stesse cose, è più facile anche per me da scrivere, devo inventarmi meno roba. Superman, mani, braccia avanti e indietro. Però proprio serve, via, Superman, braccia avanti e indietro, sto su anche con le gambe, eh. Serve più che altro per andare a focalizzarci su certi blocchi muscolari. Ok? Quindi si fa un po' e un po'. E poi è più facile da scrivere. Dai che scherzo. 2, 1, pausa 10, plio climbers. Ogni workout non è mai facile da scrivere, ve lo assicuro. Deve essere scritto bilanciato. Via, sinistra e destra. È un po' come comporre un pranzo, no? Un po' come comporre un piatto. Quando vi dico mangiamo un piatto bilanciato, mangiare un piatto bilanciato non vuol dire mettere cose a caso nel piatto. Col workout è uguale. Cosa voglio lavorare? Bene, pausa 10. All'interno della settimana, come è inserito quel workout? E quindi devi andare a incastrare tutti i pezzettini del puzzle. Via, braccia avanti e indietro. Ho lavorato troppo l'addome, ho lavorato troppo le braccia, arriveremo in fondo. Bisogna pensare a tante cose. 5. 1. Pausa, plio climbers. 3, 2, 1. Via, plio sinistra, destra, sinistra e destra. Forza. Tac, tac. 8 secondi. Continua. 5. 1. Pausa 10, ultimo blocco, lo facciamo in piedi. Squat and punch di nuovo, ok? E pugile. Si alternano questi due. Via. Essendo 20 secondi, qua vado a cannone nello squat and punch. Siamo in fondo, per cui mi posso permettere di andare forte. Dai. 5. 2. 1. Pausa. Pugile, schivo colpi. Quindi giù, ok? Schivo i pugni che ho dato prima. Via. Schivo i pugni, tac, tac. Di qua e di là. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. Pausa 10. Ultimo minuto di lavoro. Squat and punch. 2, 1. Via, squat, pugno, squat, pugno. Sempre così. Hop. 12. 8 secondi. Dai che lo tieni. 3, 2, 1. Pausa 10. Pugile. Pugile. 2, 1. Dai. Pugile. Tac, tac, tac e tac. Forza. 10 secondi ancora.
5, 2, bang, bang, calorie 2,65. Voglio leggervi una frasina, poi facciamo stretching. Questa la dedico a Nico e Lollo. Lollo la prima maratona, domenica, Milano. Nico la seconda, ma è come se fosse la prima. Ho imparato che terminare una maratona non è solo un traguardo atletico. È uno stato mentale. Uno stato mentale che ci dice che tutto nella vita è possibile. Ricordatelo anche voi, che facciate o meno una maratona, la maratona è un gesto, un simbolo, è una cosa mentale, non è un gesto atletico. Tutto è possibile. Andiamo giù e tocchiamo i nostri piedi e ci allunghiamo. Sto lì un pochino, inspiro, espirando mi allungo, inspiro, espirando mi allungo. Ok, poi tallone puntato, punta su, vado a prendere il piede, parto da un lato, poi andrò a far l'altro. Cambio, punto il tallone, punta su dell'altro piede e tiro. Ok. Prendo piede destro e mi allungo. Come state? Ci siamo svegliati? La password iniziale del telefono, adesso è meglio, piede sinistro, molto bene, sulle braccia e tiro un po' indietro e stiamo lì, vado verso destra, mi allungo, torno al centro, mi allungo ancora e vado a sinistra. Un po' il collo, collo girato verso destra, con la mano lo tiro piano piano, è molto delicata, eh? È una carezza che mi sto facendo, ok? È una carezza. Vado a sinistra e tiro un po'. Ok. Molto bene. Ci vediamo la settimana prossima. Non sarà ovviamente di lunedì perché ho la maratona domenica e rimango su a Milano fino a martedì mattina, per cui penso che partiranno da martedì settimana prossima le dirette. Noi ce la metteremo tutta e niente, ricordatevi Rimini Wellness, 1-4 giugno, sarà la festa della tribù. Tra l'altro il 1 giugno è anche il mio compleanno, quindi chi sarà in fiera il 1 giugno festeggerà con me il mio compleanno. Grande Lollo, la frasina era per te, l'hai sentita? Ciao belli!